Ciao a tutti amici youtuber, qui il vostro Krimigur che vi parla e oggi faremo un nuovo episodio di Metal Slug Attack. Prima di tutto facciamo anche un bel roulette e lo faccio in diretta per voi. Spenderemo 2600 medaglie, molto probabilmente ne rimarrei soltanto sulle 700, credo. Sì, 700. 3, 2, 1. Via, spero che voi mi portiate fortuna stavolta. Chiudo gli occhi. Un buon segnale. Un brutto presentimento. Apri gli occhi. Niente di... Niente. Non è possibile. Soltanto questo Clark. Mamma mia. Niente di nuovo. Ah, che schifo. È brutto quando si spendono 2600 medaglie e poi non si ottiene nulla. Forse sarebbe stato meglio se avessi fatto il VIP. Sentite, facciamo un solo VIP normale. Che tanto non cambia nulla dall'altro, solo che magari c'è anche più possibilità di ottenere cose in diamante. Niente, li lasciamo perdere, va. Sarebbe stato meglio se non l'avessi spesi. Vabbè. Dopo questo, direi di andare a fare prima questo rinforzo. E poi andiamo a vedere le unità dell'esercito di Mordem. Questa sarà una battaglia veloce, tranquilli. Quando dico una battaglia veloce, intendo proprio veloce. Bene, e ora andiamo a vedere le armate di Mordem. Buona visione. Ripeterò, dovete scegliere 10 unità con cui fare un deck. Potete scegliere se fare o un misto oppure di una sola fazione. È a voi la scelta.
Allora, vi dico una cosa. Il paracadutista con la bazooka, la sua abilità speciale del paralizzare le truppe nemiche funziona solo quando lui è in aria. Quando è terra diventa un normale soldato con bazooka. Lui quando invece effettua un attacco speciale per paralizza le truppe nemiche. Ah, quelle unità danno anche dei bonus alle truppe alleate. Visto? Scusate, mi è arrivata una notifica. Ok, non è niente di che.
Fate vedere un attimo a che punto siamo arrivati. Non manca molto alla fine. Vi dico, questo il Carson c'è meglio, vuol dire che dato che io per farlo l'ho potenziato, ogni volta che questo, che uno di questi, anzi meglio dire, allora mi spiego meglio, l'ho potenziato al massimo, e quando chiamo il car, questa unità, ogni volta che lui muore chiama il secondo carro, quindi io chiamo tre di questi, se ne perdo uno, a posto suo viene il carro gemello che è simile, vedete l'immagine? Sono gemelli, carri uguali, guardate, vi faccio vedere, faccio prima la spiega e farvelo vedere così. Visto?
Ok, non manca molto alla fine. Questo dovrebbe essere l'ultimo. Bene, direi che qui è tutto dal vostro Crambigore, anche se no, ho sbagliato io, scusate. Ero convinto che fosse l'ultimo. Invece ce ne sono ancora due. Questa è veramente l'ultima unità. Bene, e con questo io direi di chiudere qui il video. Quindi auguro a voi una buona giornata.
una buona serata e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!